Quando rifletto sul perché tempo fa mi sono iscritto a Facebook, non penso alle solite cazzate che si dicono. L'ho fatto perché era figo. Sai, la prima settimana ti chiedono l'amicizia in 10, poi 20, 30, e dopo meno di un anno ti ritrovi con più di 1.000 amici. Freschi c'è duro qua per essere 6 agosto, eh? Non mi abituerei mai a vivere qua, c'è sempre nebbia, pioggia. Allora no, io adoro la mia Sicilia, il bel sole caldo, eh? Il mare, un'altra cosa, ragazzi. Beh, non hai più niente da dire, eh? Io ti dovrei piantare una pallottola in testa, invece ti racconterò una storia. Io avevo un cugino, si chiamava Arturo. Arturo aveva qualche problema mentale sin dalla nascita, ma che arriva all'adolescenza e si crede di essere una principessa fatata. Si va a comprare un tutù rosa, una bella coroncina piena di brillantini e due ali da fata. E cosa fa questo deficiente? Sale al 12° piano di un condominio e si getta di sotto, gridando: Salabim, salabom, ora io volerò. Sai come andate a finire, Macio? È morto. E l'hanno trovato spiattellato per mezzo paese. Ora sai qual è la differenza tra te e lui? No, capo. Lui era un mongoloide con un sogno, tu sei un mongoloide. E basta. Tra poco meno di un mese arriveremo a destinazione. Spero solo che i nostri calcoli siano giusti e che questo mucchio di ferraglia regga. Se mi cercate, sapete dove trovarmi. Passo e chiudo. In effetti, all'arrivo mancano 32 giorni, 8 ore e 37 minuti. Grazie, Herbie. Per fortuna ho te con cui parlare. Sono stato creato apposta per darti il sostegno in questa missione. Hai bisogno di una bevanda? Cos'hai da offrirmi? Caffè, tè, latte, acqua? Siamo ben forniti. Lo so bene. Prenderò un caffè. Bene. Sì? Scusa, ho la buca impastata. E non avevamo l'accendino, quindi abbiamo dovuto usare una fiamma. Certo. Scusa, non mi sento. Marco, Marco, hai bevuto troppo. Ma non preoccuparti. Adesso penso io a te. Oh, povero piccino. Ma sono doppie le gambe e c'è la corrente contraria fortissima. L'hai vedetta la barca? Sì, Leo, hai ragione. Abbiamo dovuto allungare un po', però dagli qualche altro integratore, dai. Ascoltami, Leo. Ascolta. Abbiamo appena superato Cap Griné. Non manca molto, il barcaiolo dice che tra poco dovremo incontrare una corrente favorevole, quindi per favore, forza. Guarda, si fa buio, fa buio. Io ho freddo, non c'è neanche più il grasso, è finito. Dai, hai ragione, però devi resistere, dai, ripari, forza. Il vostro re è morto e la fedeltà sottoterra serve a poco. Le terre ora sono nostre. Che c'è? Vuoi sapere se sono entrato al giornale per conoscenza? Certo che sì. E come vedi non conto niente. Devo sapere perché. Perché la mia amicizia non era buonissima. Sì, ok, però noi non possiamo. Sì che possiamo. No, non possiamo scrivere qualcosa di cui non siamo sicuri. Non è etico, che cazzo, è immorale. No, Luciano, no! Immorale è salire al comune grazie a una stretta di mano con la mafia, questo è immorale. Stare seduti sulla sedia del sindaco in cambio di silenzi e bende sugli occhi è immorale. E non denunciare tutto questo e fare finta di niente, mentre i poliziotti onesti vengono fatti saltare in aria come birilli. Questo è immorale. Anzi, fa schifo! Ed è da infami e codardi. E noi non siamo né codardi né infami. Noi siamo coi narore. Hai capito, Luciano? È come se non gliene fregasse un cazzo. Siamo diventati due estranei.